Ma c'è anche un'altra emergenza, che è quella che interessa gli animali, animali selvatici, evidentemente in una zona di bosco e di uliveti, ma anche bestiame, perché questa è anche una zona di allevamento. E allora siamo andati a cercare di capire che cosa è successo, che cosa sta succedendo e quali sono i pericoli con Sandra Cecchi, dopo il servizio, e vi restituiamo la linea. Oh, ma la ritroverò, ragazzi. Le ritroverò, grazie. Non c'è paura soltanto per le persone e le abitazioni. Nel grande rogo di Massarosa, ora estesosi anche a Camaiore, c'è anche il dramma degli animali, anche loro minacciati dalle fiamme, impauriti e feriti. Tra selvatici e domestici, in zone rurali come quelle interessate dall'incendio, sono davvero tanti da mettere in salvo e curare. Tenta le zampe. Un soccorso che sta impegnando notte e giorno l'unità di emergenza della LAV, presente sul territorio con un'ambulanza veterinaria. In 24 ore sono stati più di 30 gli animali evacuati e portati nei rifugi. Non solo cani e gatti, ma anche galline, pecore, capre e cavalli rimasti nelle stalle. Le difficoltà maggiori in questo incendio, così come negli altri, sono la difficoltà nell'accesso alle zone e il fatto che gli animali, non potendo chiedere aiuto, sono da cercare casa per casa, paese per paese. I soccorsi sono particolarmente difficili perché gli animali sono spaventati. Un'emergenza destinata a durare anche i prossimi giorni. Durante le operazioni di spegnimento sicuramente gli animali, soprattutto i selvatici, cominciano a uscire, quelli che sono rimasti feriti ora sono molto spaventati. Non lasciate i vostri animali nelle case, portateli con voi se potete e se non potete allertate subito la protezione civile o gli enti competenti. È ben chiuso?